Bentornati ragazzi, bentornati qui su Europa Universalis 4 con la nostra Serbia. Ora, quarto episodio. Abbiamo fatto una cosa inaspettata alla fine dell'ultimo. Abbiamo notato che la situazione qui tra Castiglia, Aragona e Napoli era abbastanza particolare. Prima volta che mi capita di vederlo in un gameplay. Abbiamo avuto l'opportunità, che abbiamo colto al volo, di supportare i francesi che non possiamo mandare perché l'abbiamo già mandato. In realtà possiamo supportare l'indipendenza di Napoli. Allora, tirare giù la velocità 3. Perfetto. Ora, Napoli ha già il liberty desire al 100%. Ciò vuol dire semplicemente una cosa, che gli dichiareranno guerra dall'oggi al domani. Noi abbiamo poche navi e qui più 50, Allied to Rival. Ah. Vabbè, stop. Chi se ne frega. Tanto era solamente per vedere se potevamo fare qualcosa con l'Ungheria. Ora, Austria, ci vuoi meglio? Meno 26, vediamo se ci vorrai meglio tra un po'. Vediamo cosa possiamo fare. Tanto qua il Ledger me la scassa tutte le volte, per quale motivo? Vabbè. Chi se ne frega. Allora, attendiamo la mossa di Napoli. Io direi di togliere dal mothball queste. Prendiamo poco. Più che altro perché potrei utilizzare per transitare in territorio napoletano. Non vorrei evitare di lasciare libera la Serbia completamente. Però potrebbe darsi caso che hanno bisogno di una mano. L'Aragona con chi è alleata? Con Lucca. Solo Lucca che potrebbe venire a rompere le balle. Lucca, questo robino qui. Non voglio neanche andare a vedere quanti sono, perché tanto non ci faranno paura sicuramente. Comunque, secondo me è successo che Aragona sta concedendo territori a Napoli per tenersela buona, ma probabilmente non farà più in tempo, insomma, a tenersela buona. Niente. Non si riesce a fare nulla. Abbiamo la nostra nuova nave commerciale che anch'essa verrà mandata in Protect Trade da 1847, da 03 da 1847 a Costantinopoli a difendere il trade in Costantinopoli. Allora, spy network più 20, 5 di prestigio. Ah, 5 di prestigio, 41, siamo quasi arrivati ai 50. A questo punto Reclaimo Scoop lo lasciamo perdere. Città in Prova Prestige. Ce ne mancano 9. Da zero che eravamo. Napoli. Ah, guardate The Papal Provence. È stato un pontificio che si è mangiata tutta la Provenza. Tutta, questi due stati là di qua che c'erano. La Francia si è riformata bene. L'Inghilterra Sligo. Si è presa qua. Tyrone, Leicester, no, Leicester, Leinster, e Inghilterra che si è già presa a metà Irlanda. Interessante. Scozia, sempre difesa dalla Francia e sta supportando l'indipendenza dalla Svezia. Più o meno quello che succede sempre. Svezia che quindi sarà ancora sotto l'unione con la Danimarca, che ora mi sfugge il nome. Ah, ecco, stop. Muscovy. Mi stavo pensando prima tra un episodio e l'altro, ok, i polacchi, siamo riusciti a prenderli come alleati anche se sono cattolici. L'ho pensato, siamo ortodossi. E in ortodossi, come ortodossi pure, questa partita, in questo gameplay si parte in pochi in ortodossi. Noi, i bosniaci. Che non sono nemmeno sono cattolici loro, però hanno ci sono una cattolica o due cattoliche, vabbè, comunque noi, Bisanzio che non c'è più, Georgia che poco conta, la Circassia che è pure in guerra, poco conta, la Crimea è già sunnita, Golden Horde è già sunnita. Poi gli altri grossi ortodossi,
Date gioco di parole. Sono i moscoviti. Tant'è che battiamo con 0. Sim Regigio più 25. Allied to Rival meno 25. Chi sono i polacchi, ovviamente. Però, dato che anche con l'Ungheria e con l'Aus soprattutto ci frega questo Tolerate Heretics meno 10%, qui non ce l'abbiamo. Partiamo da zero, abbiamo un bonus di Same Religion annullato dal malus di essere alleati con un rivale. Io ci proverei, sono andati con Odoyev e basta, questo qui. Hanno la missione di Conquer Novgorod, ovviamente. Proviamo a lavorarci i moscoviti. Possono poco ora contro gli ottomani perché devono ancora scendere qui. Per forza in Crimea qui, perché sennò non arriveranno mai a darci la mano con gli ottomani. Però non sia mai che, e con i lituani sanno, sono rivali dei polacchi, non avranno mai passare la possibilità di passare. Però iniziamo a lavorarci, non si sa mai che un domani potrebbero tornarci utili, anche soltanto se i polacchi ci sbattono fuori da un'eventuale alleanza. Quindi intanto Sai Network in Wallachia al massimo, poi ci sono ancora. Maledizione. Vabbè, teniamolo lì. C'è poco da fare. Mi spiace che ci sia poco da fare, però non è che si può muovere molto la cazzo qui, perché fai una cavolata e la paghi subito. Abbiamo il nostro forticello che direi di non mantenere per ora, però già due forti. Ok, stop, è venuto quello che volevo che doveva venire. Insomma, Napoli ha dichiarato guerra all'Aragona. No, attualmente siamo in guerra con gli aragonesi e Lucca. Io direi le nostre galere sono a poco. Questo si è già ripristinato perché mi sembra che di norma con l'ultimo aggiornamento lo riporta già al massimo, se io solo sa dove cavolo lo trovavo. Perfetto. I forti si sono già... vabbè, ma i forti questo lo togliamo. Anche questo qua lo togliamo, quello sulla capitale. Ora noi muoviamo il nostro esercitino serbo, la First Army serba, perché vorrei provare a lasciar libera, anche solo anche semplicemente per cazzabubolare un po' gli ottomani, magari gli smuoviamo dal loro immobilismo completo, magari aspettiamo che abbiamo però un buon morale, perché subiamo un bel po' di attrito. Allora vediamo, hanno bisogno, insomma non è che hanno bisogno tanto di aiuto, però qua hanno spostato 12.000 uomini che stanno risalendo. Vabbè, noi a questo punto allora muoviamoci qua. Sì. Giusto per vedere se possiamo dare una mano. Ok. Un'altra città libera dell'Holy Roman Empire. Non ha, vedete che non ha bisogno di una mano. Però noi potremmo fargli il lavoro sporco. Ops. Potremmo fare il lavoro sporco qui, peccato che ci stanno attaccando, c'è uno scontro navale. Allora, noi andiamo qui e preghiamo il Signore che non crollino tutte. Loro hanno... No, tu stai scherzando. Dobbiamo scappare subito. Scappare ora, immediatamente. Via. Abbiamo perso una sola nave, va benissimo così. Tu rimani in porto, non ti muovere neanche per scherzo. Hanno portato le navi, signori. Stanno portando anche uomini. Ok. Ora lasciamo il siege. Però leviamoci da qui perché si possono bloccare se si ripassano con le navi. Ok, perfetto. Allora loro stanno andando da Lucca. Noi stiamo andando qui. Qualcuno deve andare poi qua. Gli aragonesi come navi sono ancora buono. Sono ancora in un buono stato. Ecco. No, devono passare di qua. Strait of Messina.
Military Engineer, Local Fortification, Rail Fortification, Local Fortification. Ok. Starei qui in Lucania. A me che hanno Lucan Ships here are now blocking the port of Calabria e Messina. Ah, qua ti fa vedere, Caruccio. Perché nell'ultimo aggiornamento, forse quella di Mare Nostrum, avevano cambiato il discorso di bloccaggio dei porti. Non era, cioè, degli stretti, scusate, non era più così automatico come era un tempo. Vabbè, noi la nostra guerricciola la stiamo facendo. E sono sbucati 14.000 napoletani ribelli. Potremmo provare, eh? No, 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 no. Come tuo? Che state a fare? Ok. Potremmo provare a dare una mano. Se loro si spicciano. Allora, mettiamoci in montagna. Grasslands. Mettiamoci in Abruzzo. Tutti i hills. Ancora Grasslands. Mettiamoci in Abruzzo. E ce ne siamo comodi comodi in montagna. Che non si sa mai. Qua stanno proprio dimenticando. Ma tanto lo score qui lo guadagnano perché finché non. L'obiettivo è prendere Napoli. Cioè, l'obiettivo è difendere Napoli, la capitale. Quindi che guerra abbiamo vinte noi. Allora, le novità per 10 di realtà è a 50, va bene ancora. Però senza nient'altro. Allora, National Tax meno 10, prestigio più 0,5, un posto da lavare, nobility prende più 20, 5, 6, 7 va troppo in alto. E lui perde 15 di influenza che va andare anche bene. Loses. 15 di loyalty e perdi prestigio, no, perdi solamente loyalty. Va benissimo così, non dobbiamo avere nessun tipo di problema, giusto? Esatto. Ah, vabbè, la valla che continua. Ah, va bene, ok. Allora, loro si sta muovendo. Probabilmente arriverà anche dopo. Se ci attaccano, che siamo in montagna, abbiamo, non dico vita facile, ma. Poi li andiamo a riprendere noi questi territori, tanto non conteggiano i fini del war score della guerra, conteggia questo. Che però glielo passo, tanto io non me ne faccio niente. Ok, guadagniamo un favore così semplicemente. Allora. Frena. Stanno portando gente. Aragona ha 6 di trasporto. Con un leader navale, Aos, Ferrara, vediamo che se si buttano giù qualcuno. Sì, stanno sbarcando 7.000 uomini. Cavoli, che sfiga, stanno arrivando a Bari, se non ho visto male. Sì, oh, allora noi facciamo così, ci mettiamo qua, velocemente, ragazzi. Ah, ok, allora se loro si vanno. Frena. Luca ha accettato la pace, Luca è uscita. Serbia prende 3 di Ducati, eh? Però. 2 prestigio tra Napoli e. Vabbè, niente di che. Allora, fatemi capire. Perché non li hanno squisciati al volo? Allora, noi semplicemente andiamo dove stanno andando. Allora loro vanno qua e allora noi andiamo qua. Velocemente magari. Tanto loro si occupano, noi ci andiamo a occupare di questi stronzetti che sono già morti. Squish, perfettissimo, squish. Quindi prendiamo questo che tanto. Secondo me sì. Altri 6.000 a Napoli dove? Oh, non ci arriviamo in tempo. Però questi andiamo a picchiare noi, signori. Li picchiamo noi. E c'è morto il leader. Meno male. L'avevo messo qua apposta. 4-4-5.
Perfetto, 4-3-0, malissimo. Ok, tempo scaduto, liturgica reform. 5 di patriarcato, perdiamo di 5. Noi siamo già a 100 come legittimacy, quindi iniziamo a regalare patriarcale authority che ci serve per avere più morale. Andiamo a ammazzarli, li dobbiamo squisciare, sti maledetti. Perfettissimo. Ora. Non abbiamo più leader, spausa, finiamoci qua. Non abbiamo più leader, ma chi se ne frega, chi se ne importa, lo andiamo a prendere tranquillamente. Stiamo aiutando i nostri amici napoletani che hanno già ridotto al War Enthusiasm di Aragona a Medium. Non hanno più nessuno dalla loro parte. Noi abbiamo partecipazione del 17% e non è male, per non aver fatto praticamente nulla. No, 82 è un peccato perché hanno combattuto contro Lucca, hanno conquistato Lucca. Perché vedete, hanno fatto solo due guerre, ma con uno score. No, score più alto l'ho avuto io. Vabbè. Comunque, poco male. Niente, vediamo come andrà la guerra di indipendenza napoletana. Noi abbiamo supportati, diventeranno nostri alleati. Questo, ripeto, ci può essere, può dare una mano in vista sempre anti-ottomana, quantomeno a livello navale, perché noi abbiamo un porto solo, Napoli ne ha qualcuno di più. Polacchi sono ancora lì fermi. I nostri amici moscoviti sono in guerra con Golden Horde e Gazimuku, Gazikumuk. E dove Gazimuku sta questo? Vabbè. Comunque sta iniziando a scendere. E la cosa mi fa solo piacere. Meno 93 a Ferragnas, perché? Meno 50 perché rivale di, siamo alleati dei polacchi. Meno 30 perché facciamo cagare a livello militare. Meno 27 perché siamo lontani. Meno 20 perché sono. Vabbè, abbiamo capito. L'abbiamo capito. Niente, Moscoviti li abbiamo lavorati per un po', ma li lasciamo lì ai loro giochi. Gli ungheresi avevano visto che non ci stanno, non gli stiamo più sulle balle, ed è una buona cosa. La Wallach è sempre amica dell'Ungheria. Ragusa è sempre amica degli ottomani. Annaggia voi. Niente. In questo episodio abbiamo fatto giusto due cose: abbiamo appunto aiutato Napoli, lavorato i moscoviti per nulla. Siamo nel 1461, quindi sono passati neanche 20 anni dall'inizio del gioco. Spero che questa serie vi possa piacere, se avete dei suggerimenti assolutamente scriveteli nei commenti, se vi è piaciuto lasciate un bel like, un saluto a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti, ah, post scriptum, se non ti sei iscritto, iscriviti!